So cool. Oggi terzo giorno, andiamo a Puente la Reina. Ovviamente usciamo e piove. Mi sa che oggi farà così tutto il giorno. Forse arriviamo per le 4, vediamo un po'. Sono le 7. Voglio partire un po' prima perché oggi devo fare un po' più di chilometri per arrivare a Logroño. Caffettino in mano che mi fa compagnia per il passaggio e oggi parto da solo. Sarà una lunga, lunga, lunga giornata oggi. Ciao Los Arcos, grazie. Ostello, abbiamo la fantastica Josi. Ciao Josi. Questa è la mia postazione di oggi. Giorno di cammino, sono le 6:50, sono a 28 km e sparta. E anche oggi pioggia! Come sempre io e Andres ci rincontriamo a metà strada. Allora io sono in viaggio dalle 6:50 e loro due sono partiti alle 8:30 e uno sono già qua, ma com'è possibile? Sono stanco, io mi fermo qua. Sono in compagnia con la Germania e l'Argentina. Abbiamo fatto il primo break e ora tiriamo dritti verso la prossima meta. Dopo tanta nebbia abbiamo il bel sole. per accompagnarci qua in mezzo alla natura. Ci voleva tantissimo, sono contentissimo. Sto dormendo in un bunker praticamente. Salutiamo a Tepuerca e oggi si va verso Burgos. Ma è pazzesco va. Oggi tira un vento che non ha tirato mai prima, ho gli occhi che lacrimano. Sono le 6:30, oggi esco prima, ho male alla gamba, voglio iniziare poco prima, ma super torcia. Buon viaggio. Ciao. Oggi siamo in compagnia di Lucio. Stiamo raggiungendo la metà spaccata tra Roncisvalle e Santiago. Sono finalmente in maniche corte e pantaloncini corti. Sto sole picchia oggi, fa caldo. Ancora 3 ore e mezza di cammino, ma è tranquillo oggi. Solo un po' di vesciche ai piedi che mi danno leggermente fastidio, ma ci stiamo dentro. Grande Vincenzo, miglior albergo del mondo qua, veramente. Il proprietario italiano ci ha offerto una birra e c'ha un giardino che fa paura, fa impressione. Oh, basta, basta! Bravo! Buon cammino! Buonanotte! Oggi andiamo a Leon e sono 37 km a piedi. Spero di arrivare per le 6 stasera a destinazione. Sarà una bella giornata tosta oggi. Andiamo in direzione Astorga, sono solo 4 ore di cammino, meno male perché non ce la faccio più. Ancora oggi si inizia il countdown, meno 10. Buenos días, signora. Buon cambio. Grazie. Sono le 8 del mattino, sentite le campane che mi svegliano. Oggi vado a Fonse Badon e saluto Astorga. Ciao ciao. Questa pietrolina me la porto su con me e poi gli farò vedere perché. Your impression of a city you wish loves more than everything you gave her it. And I'm not here to criticize the risk. All I am is. Allora, sono con Svea, abbiamo camminato per un paio d'ore e siamo arrivati al primo villaggio! Udreia! Suseia! Señor Santiago, Señor de los cuatro vientos. Carola tiene que aprobar. Por el mundo entero. Por el amor. Siamo carichi per andare a O Cebreiro. Abbiamo Sam, una nuova recluta dalla Nuova Zelanda. Oggi dormiamo accampati così. Oggi andiamo a Porto Marin e quanti chilometri facciamo? 107. Brava! Abbiamo un nuovo pellegrino con noi, si chiama Rocky Bilbo. Lucio! Sorry guys, are you going to Santiago? Is that the right way? Okay. Oggi abbiamo un nuovo pellegrino, viene dal Messico, si chiama Miguel. Ciao Miguel. Buen camino! Militare attiva. Gli ultimi 33. Piove come pazzi, non si vede niente. Sfida fino all'ultimo giorno qua. Questo è bagnato completamente. Lucio, dai, andiamo, andiamo. One, two, three, Vincenzo! Driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money. me, but I'll work it out with my charm. Having a good time and doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. È stata veramente un'esperienza fuori dal comune. Ho percorso quei 755 km da Roncisvalle a Santiago de Compostela. Sono partito l'11 di marzo e sono arrivato l'8 di aprile. Il bello del cammino è che magari tu parti da solo e ti ritrovi con persone che arrivano dal Messico, dall'Argentina, dall'America, dalla Nuova Zelanda, dalla Germania, insomma un po' da tutte le parti del mondo. E il gruppo ti fa venire la voglia, ti dà la carica di andare avanti, andare avanti, andare avanti, andare avanti e non fermarti mai. Oh, stanco. Io mi fermo qua. Sono partito senza preparazione fisica, con uno zaino di 10 kg alle spalle. Mi sono venuti due polpacci che sono grossi così e le vesciche si sono fatte sentire durante il percorso. In qualche modo quando fai il cammino ti sembra di ripercorrere il percorso della tua vita e ti fa venire voglia di andare avanti e scoprire quale sarà la prossima destinazione. Tornando dal cammino mi sento molto più carico e molto più energico ad affrontare la vita sotto un punto di vista diverso, ed è un'esperienza che consiglio di fare vivamente a tutti quanti. Buon cammino!